Migliore il professor Pasquino, candidato di Natale. Questo è tutto il nostro, diciamo, mega tour per quanto riguarda, diciamo, poi dopo se vogliamo andare a farci vedere anche di fare con l'altra parte, non lo so, lei ha detto vogliamo uscire da questo e poi andiamo lì. Tutto bene? Bene, meglio così tu mi vedo. È bello così, devo stare qua. Ammiro sempre perché i sentimenti sono identici, ma da bene. Ti tengo 84 anni, sono stata alla camicia scura, sono una poca quanto posso stimare e apprezzare. Perfetto. Però è sì sempre preciso e puntuale, perché è solo l'unica cosa che ci resta la chiarezza. Certo. Che veniamo a fare. Ciao. Ciao. Sta emergendo una forza nuova, il terzo polo, è una forza decisiva, Milano e Napoli andranno al ballottaggio, noi decideremo chi governerà. Vertici schierati in prima persona in campo a Napoli per sostenere Pasquino, perché? Perché Pasquino è l'uomo giusto per Napoli, si parla sempre di economia della conoscenza, abbiamo bisogno di una politica della conoscenza. Un uomo che è abituato a ragionare in modo severo, prima a pensare e poi a decidere, prima a pensare e poi a parlare, e che sappia come chiamare il meglio della cultura a lavorare per Napoli. Pasquino, uomo dell'università, uomo di scienza, rettore dell'Università di Salerno, è un uomo che può fare la differenza. Quali punti indicherebbe Pasquino prioritari da risolvere per Napoli? Basta guardarsi attorno, il traffico è stato sbagliato, bisogna ripensare la forma della città. Napoli è una città dove manca il lavoro, bisogna avere uno sguardo sulle opportunità produttive di Napoli e saperle portare in giro per il mondo per attirare investimenti e per attirare lavoro. Napoli è una città difficile per le famiglie perché c'è mancanza di sicurezza, perché c'è la criminalità organizzata, è il primo nemico di Napoli. Bisogna combattere ogni mezzo, ma bisogna anche parlare di altro e non solo di criminalità organizzata, perché fino nel mondo pensano che Napoli è solo criminalità. Io non riesco a capire come ci possa essere della gente che ama Napoli e che vota una coalizione che è alleata con l'onorevole Borghetti, il quale oggi ha detto di Napoli tutto il peggio che si possa immaginare, ha detto che Napoli deve morire, ha detto che bisogna pure spendere Napoli dall'Italia. Noi amiamo l'Italia, noi amiamo e rispettiamo Milano, vorremmo che tutti in Italia amassero e rispettassero Napoli. Però lo sappiamo. Sì, assolutamente. La guardavo sempre, a voi si dice. Lei non conosce il partito, il rettore. Io sono candidato a sindaco. È un grande ingegnere, un grande scienziato. Allora, Achille, vuoi dare un bicchietto alla signora? Augurissimi a tutti. Speriamo bene. Prego, ci vogliono 5 minuti. 5 minuti.